Ma è stata senza ombra di dubbio la peggior partita dell'inizio della stagione, questo è chiaro. Molto probabilmente non sono stato io bravo neanche a spiegare alla squadra l'importanza della partita, soprattutto le problematiche che ci potevano essere, perché abbiamo subito tutto ciò che sapevamo di poter subire. E poi siamo caduti in degli errori troppo evidenti, che poi ci sono costati la partita, e il dispiacere più grosso va per tutti quei tifosi che oggi ci hanno sostenuto per l'ennesima volta e che gli abbiamo fatto vedere uno spettacolo osceno, perché oggi siamo stati imperdonabili in quanto prestazione, perché le partite poi, come spesso vi ho detto, si possono anche perdere, ma il come anche oggi è veramente triste da raccontare. Me ne assumo tutte le responsabilità, perché il primo responsabile sono io di questa prova oscena. Perché nel momento in cui riesci a incanalare una partita, perché siamo andati in vantaggio, non puoi prendere due gol come hai preso, e addirittura abbiamo sperato di prendere il terzo in 3 minuti, in 4 minuti. Sono errori troppo evidenti, che l'errore ci può anche stare, ma affrontare il duello in quella maniera non mi è piaciuto. Ed è una cosa che si era già evidenziata nella partita precedente, perché i gol erano di leggerezza. È chiaro che forse qualcuno ha fatto dei voli pindarici per come ci stavamo esprimendo, ma hanno perso di vista quello che è il nostro reale valore e quello che è il nostro reale obiettivo, perché noi dobbiamo salvarci. E forse qualcuno non è chiaro, e quindi me ne assumo le responsabilità, perché sono io che lo devo trasmettere. Sì, no, no, ma noi siamo in linea con quella che deve essere la nostra classifica. Qualcuno poi, ripeto, secondo me è volato troppo alto, perché noi dobbiamo battagliare partita per partita. Se giochi bene puoi vincere le partite, ma se non giochi di squadra noi possiamo perdere da chiunque e diventiamo fragilissimi. Quindi forse qualcuno ha perso di vista quello che è il nostro reale valore.